Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Siamo qui con Flipper perché ho trovato della roba bellissima. A parte che, come potete vedere, ho fatto degli upgrade, notevoli upgrade. Qua ho creato tutta la zona di farm barra uova. Ho trovato un altro, un nuovo V-Raptor, era un livello 60. Purtroppo non sono riuscito a trovare di meglio per ora. E per le creature che ho per il momento per fare le crocche, le ho messe qua sopra. Ci sono un paio di pteranodonti, un paio di. Ci sono i moschops, un paio di triceratopi. Giusto il necessario perché si iniziano ad accumulare una discreta quantità di uova per le crocchette. Poi le sistemo, magari tolgo gli pteranodonti visto che ci sono i triceratopi per quelle uova. Ma sì, questa è una bella piattaforma. Qua ho allargato la piattaforma dove continuerò a fare le culture. Qua poi ci faccio la serra per chiudere, così viene tipo a gradoni. E qua ho i conservatori in mancanza di frigo con cui faccio i. Con cui farò la carne essiccata. Ma visto che ho trovato delle zuppe di Lazzaro in un drop, e come potete aver visto, ho trovato una mega sella per Megalodonte e un ulteriore pezzo di pantaloni da sub, è giunto il momento di mettersi a domare creature marine. Non ho ancora il necessario per fare le crocchette superiori, che sarebbero quelle necessarie per il megalodonte, ma sono abbastanza convinto di riuscire a domarlo con la carne pregiata normale. Quindi vediamo un po' se per caso mi capita che ce ne sia già uno qui. Non cerco necessariamente un livello esagerato, neanche. Ne cerco necessariamente più di uno, però se capita. E poi ogni tanto spawnano qua dentro. Infatti qua dentro ci avevo trovato Traxifactinus. E la cosa sarebbe stata spaventosa se non fossi stato sul mio Ceratosauro, quindi. Ma sembra che. No, non è spawnato niente. Uno, aspetta. Uno Xifactinus è spawnato. Dov'è? Che però sta venendo demolito da. Ok, qui c'è uno Xifactinus isolato. Il che va benissimo. Quello lo posso tranquillamente domare dalla riva, se sopravvive. Quindi, al limite, una doma con cui andare in giro per gli oceani riesco a trovarla oggi. Tuttavia, visto che quella mega sella, un megalodonte non mi dispiacerebbe particolarmente. Quindi, vediamo un po' che cosa si riesce a trovare e se riesco anche a buttare giù un po' di carne dentro questo povero ittiosauro, che come tutti gli ittiosauri consuma cibo a una velocità disumana. Ok, vediamo un po'. Oppure, se non i megalodonti, potrei usare le zuppe di Lazzaro per dare la caccia. Non mi fido. Tra l'altro, non ho ancora neanche fatto un letto, quindi mi fido decisamente poco a provare a domare uno Xifactinus finché non ho delle creature migliori con cui andare a. Delle creature migliori con cui provare a tornare a recuperare la mia roba se muoio, quindi ho solo l'altro ittiosauro temporaneo, quindi
Però dicevo, un pesce lanterna, non c'è, cioè una rana pescatrice non mi dispiacerebbe tanto. Anche perché, però in teoria c'è un posto migliore dove andare a domare la roba. Quindi, diciamo che... Ok, però limitiamoci a cercare megalodonti. Così poi posso eventualmente spostarmi nella zona più tranquilla. Perché un posto molto tranquillo, molto carino dove andare a prendere la roba è questo lago qua. Che per quanto conti come oceano profondo ci puoi trovare delle bruttissime robe, se come era su Asa, in realtà quello è una zona molto poco profonda. Quindi dovrebbe essere abbastanza facile trovare la roba e ci puoi trovare i pesci lanterna. Quindi puoi trovare le rane pescatrici senza aver bisogno di andare eccessivamente in profondità. Però intanto iniziamo a vedere se riesco a trovare dei megalodonti o qualcosa di simile. E qua l'oceano è immenso ed è pieno di posti, cioè guardate qua sotto cosa non c'è, quanto spazio che c'è. Fare delle basi sottomarini non è una... Ah beh. Quasi più preoccupato dal fatto di forse non avere abbastanza frecce per buttarla giù. Perché un 145, o se ci provo. No, ci provo sia a buttarla giù. E tra l'altro, visto che questo è come, al contrario dell'oceano dell'isola, che è minuscolo e stretto e quindi devono fare per stare tutto lì, l'oceano di The Center per ora sembra come quello di Ragnarok. Ampio e non eccessivamente affollato, anche se si vedono a distanza le altre creature, quindi... Ah, cavolo! Un singolo colpo che manco è un'ulteriore possibilità di non riuscire a buttarlo giù. Tanto fammi allontanare da quell'altro megalodonte, così... Così evito che si prendano bonus di coppia o vengano a salvarsi a vicenda e simili. Uff, meno male l'ho preso. Ah, dice proprio un basilosauro! Stanno iniziando a essere problematiche, però per fortuna, grazie alla velocità del... Oh mio Dio, quante mante! Grazie alla velocità dell'ittiosauro posso tranquillamente evitare tutto. E dopo un po' le mante perdono di interesse, fantastico.
Il mozzico occasionale, sì, ti può sopportare. Anche se preferirei di no. Stare lontano dalle onde. Sta per caso iniziando a scappare? Quella sarebbe un'altra bella cosa. Contando che sembra decisamente ferita, sembra di sì. Buttarla giù, riesco a buttarla giù senza neanche troppi problemi, tutto sommato, ma meglio comunque fare attenzione. Anche perché là c'è un altro megalodonte in arrivo, che però... Oh, perfetto! Andata giù. Ok. Doma in corso. Megalodonte, perfetto. Dovrò solo trovare del... Devo solo trovare della carne pregiata con cui domarlo. Ok! È stata una cosa molto più rapida del previsto. Però la lascio lì a perdere torpore e soprattutto perdere cibo. Così la posso prendere in una botta sola. Ottimo, ottimo. Un bello squalo così sarà una gran bella cosa. E soprattutto un ottimo inizio. Non ho neanche dovuto utilizzare la zuppa di Lazzaro, il che è una cosa positiva. Poi dovrò fare una trappola per Xifactinus. Così da riuscire a fare anche un banco di quelli. Solo che ho la sella ascendente per Megalodonte che mi è capitata in mano, quindi... E lì c'è pure un drop giallo all'interno del fiume, perfetto. Direi che noi ci... No, voi siete... Sì, quelli che ho visto prima siete in due. Ok, noi ci rivediamo non appena è ora di andare a prendere quel Megalodonte e appena... Continuo a sistemare un po' base. Oh, quella sarà una cosa carina. Devo trasferire un bel po' di cose. Devo farci cose ancora. Ma penso che verrà fuori qualcosa di carino per questa stagione. Per una volta riuscirò a fare una base carina. E poi probabilmente vado a prendere qualcosa. Vado a prendere le bestie nel... nel lago sotto l'isola fluttuante. Lì vado a cercare un anglerfish. Anche perché è lì che si trovano le perle silice e me ne servono un bel po', quindi... Ok, quello è un piano. Ma almeno ho una creatura con cui difendermi mentre sono lì. Ok, dovremmo esserci... Dovrebbe avere il necessario per riuscire a... Dovrebbe riuscire a mangiare i 6 pezzi di Prime di cui ha bisogno in un colpo solo.
no, ma quasi. Perfetto. E come potete notare dal fatto che ho una... ho in produzione una quantità esagerata di... di frecce narcotiche, ho qualcos'altro in mente da domare. Ho trovato un dunque osso di livello 135 e un 130 accanto, o un 145, giù di lì, molto 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 alto. E quindi adesso uso tutte e tre le mie balestre per provare a buttarlo giù. Appena riesco a prendermi Galodonte. Quanto cavolo ti manca per prendere l'ultimo morso? Dovresti esserci a momenti. Ah. Il dunque osteo sarà... non facile, ma almeno sarà lento, quindi non sarà particolarmente problematico. Questa roba la posso... sì, questa è fondamentalmente gratis, la posso cacciare facile. Cavolo, vuole un morso extra, maledizione. Per un punto non andava bene. Ok, va bene, non è un problema. Appena l'ho preso, prendo un nucleosteo. Così almeno posso prendere infinite quantità di perle. No, non di perle, di petrolio. E un nucleosteo è davvero molto, molto potente con la sua riduzione del danno e tutte quelle altre belle cose lì. Quella sarà un'ottima doma. Ho solo bisogno adesso di prendere questo megalodonte, così ho un modo per eliminare l'altro. Perché sono due femmine. A questo punto prendo quella di livello più alto, che presumo venga fuori migliore. E poi niente, faccio come ho fatto con questo. Il primo cucciolo che trovo lo divoro con il... col ceratosauro, e appena dopodiché prendo e porto la carne al dunque osteo. Mamma mia, non riesco a parlare. Per fortuna la visibilità qui è ok, sì, manca poco. La visibilità è molto migliore di quello che può sembrare, o di quello che uno si aspetterebbe. Un attimo, qui ancora pochi secondi ed è pronto. Voglio farvi vedere che viene domato come si deve. Quello che cos'è, scusa? Un basilosauro tutto da solo. I basilosauri sono gran belle bestie. Quello potrebbe essere interessante. Specialmente perché non ha ulteriori affari attorno. Quello è... oh, perfetto, il megalodonte è pronto. Per ora seguimi. Allontaniamoci e andiamo dai... lì c'è un altro basilosauro. Ah, un altro 95, perfetto. E andiamo da... perfetto, riesce a tenere il passo. Urca se tiene il passo. Per fortuna che gli squali selvatici non fanno lo sprint. Vediamo di raggiungere... ok, vediamo di raggiungere il... ok, forse lo... No. Che sei in passivo e seguimi. Oh, si è buggato. Fantastico, adoro quando succede così. No, la verità è assolutamente contraria. Ecco, perfetto.
L'ho anche lo squaletto. Ok, sì, mi sta seguendo, perfetto. Sì. Per quelli lì sì che dovrò assolutamente aver bisogno Non capisco perché una volta che raggiungono la superficie le bestie non vogliono più tornare giù. Che razza di bug è? La miseria, di nuovo quel bug visivo che toglie la fog. Comunque, questi Factinus che sono stati distrutti, perfetto, mi piace. Un maschio di livello 145. Non è una cosa che posso permettermi di ignorare tanto facilmente. Devo tenerlo neutrale, sennò poi succede un casino. Hai anche da mangiare, ora sta fermo. Ci sono degli Xifactinus là in fondo, ok, ma tanto io voglio il megalodonte che è qua, vicino alla superficie. Se riesco a ribeccarlo. Ah no, sa... Sta attaccando uno Xifactinus di livello decisamente più basso, ok. Quello non sarà un problema. Intanto sono all'altezza che ero, giusto? No, un po' più in là devo andare per vedere dove sono. Che erano qua sotto che li ho visti. Eccolo qua. Di nuovo quel bug. Comunque sì, eccolo qua. Maschio di Dugloziu di livello 145. E non sembrano esserci femmine. Ah no, sì, c'è il femmina 125 nei paraggi. Sarebbe una buona cosa, ma non. Penso che sia meglio però fare prima il nucleo osteo. Questo è più lungo. Allora, sei te, giusto? Sì, perfetto. Tu sei molto più lungo. Cavolo, vuole 250 frecce. Sì, qua mi sa che ci rivediamo poi con calma quando l'ho tirato giù, perché qui sì che sarà decisamente lunga.
Sì, è giù, è giù. Oh, sì, è KO. Fantastico. E non solo è KO. Mi restano abbondantissimamente colpi di balestra per riuscire a prendere anche il megalodonte. Ecco, allora fammelo un attimo trovare. Qual è qua? Femmina. Femmina. Io un maschio. Avevo trovato un maschio. Oh. C'è un'altra femmina ed un altro maschio. Sì, no. Così no. Di... del mio megalodonte qua. E ti metto in una cryopod. E qua voi col vostro bonus di coppia vi lascio stare. Che peccato. Vabbè, l'importante era il nucleo osseo. Poi il... in teoria ho abbastanza roba per prendere anche quegli altri due megalodonti. Ma non ho voglia, francamente detto. Mamma. Meno male che sono più veloce. Perfetto, metto in... metto nel criofrigo questo megalodonte. E noi ci vediamo quando il nucleosteo. Quello sarà carino. Quello sarà davvero carino. Oh. Ok. Via di corsa, via di corsa, via di corsa, via di corsa, via di corsa. Poteva aspettare ancora un po'. Comunque adesso ha il cibo sufficiente per tirarsi su. Perfetto, oserei dire che quello è preso. A suo punto è preso e dubito seriamente che possa succedere qualcosa che mi... che me lo faccia andare, che mi faccia finire male quella doma. Magari non così vicino alla riva piena di T-Rex. Perfetto, qua va bene. Ok. Sì, vabbè. Signore e signori, grosse dome marine. E visto che ho visto anche quei megalodonti di livello 145, con calma magari mi prendo anche quelli. L'importante è prendere il nucleo osteo e farci la sella. Perché pensavo di averne trovata una in un drop, ma invece non l'ho trovata purtroppo. Quindi... pazienza. Serio, che infarto! Ok, meno male che era un megalodonte e non un Oxyfactinus. Ok. Fare più attenzione una volta che sono in acqua. Ok. Dopo quell'infarto ho bisogno di riprendermi. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio, dove penso che continuerò con le avventure marine. Però stavolta me ne vado sul fondo di... me ne vado qua.
E visto che effettivamente in un drop però ho trovato una sella per Sarcosuco, probabilmente mi prenderò un Sarcosuco. O ci darò un'occhiata, quanto minimo, per vedere se si trova qualcosa di... Ok. Parla. Hai fatto pure dizione. Parla bene. Mi sono già dimenticato quello che volevo dire. Ah sì, Sarcosuco, vedo se ne trovo uno. Sì, direi che basta così per oggi. Lì ho un dunque che deve aspettare. Tanto da aspettare. Grazie signorina. In effetti anche un Argentavis sarebbe da mettere a conto, ma poi con calma. Soprattutto ho quella bellissima sella per Plesiosauro. E ne avevo intravisti un paio. Quindi l'idea di prendere un Plesiosauro da usare per accompagnarmi il dunque osteo alla caccia di metallo, così da usare quello come trasporto che è molto più veloce, potrebbe essere un'idea. Altro petrolio, grazie, sempre comodo. E una sella carrucciaperratto. Ok, questi drop sono davvero molto interessanti. C'è da dire che però salendo così velocemente di livello non si riesce a... cavolo. Eccoli proprio, mi pare. No, poi vi butto in trappola. Qua ho spazio, farò una trappola e vi ci butto dentro alla fine. La prossima serie, quella su probabilmente Ragnarok, perché non so Berreschio, la faccio questa cosa. Quando uscirà Ragnarok, farò una serie con il ratio dell'esperienza non standard, ma addirittura dimezzati. Così avrò... La progressione sarà molto più lenta. E dovrò... Non dico impegnarmi, ma dovrò sicuramente trovare soluzioni interessanti e alternative per i vari problemi, che non siano semplicemente livellare fino a trovare qualcosa di meglio. Riusciste a stare un po' più separati, la cosa mi renderebbe molto più felice. Oh, però quello che mi rende felice è adesso il Dunky. Perfetto, questo a posto, quindi noi ci salutiamo e ci vediamo nel prossimo episodio. Te però sei troppo in profondità per tirarti fuori la cryopod senza per metterti nella cryopod senza un, come si chiama? Una zuppa di Lazzaro. Quindi mi limito a farti avvicinare, così ho il tempo per metterti in cryopod. Perfetto. 216. 7000 punti vita. Quella è tanta roba. E 1000, oddio, 1800 di peso. No, aspetta, no, aspettate un secondo. 1800 di peso non è possibile. Fatemi controllare un attimo le statistiche su Dododex. Quant'è il peso? 1765. 1765. Sono 46 punti. E 45 punti in punti vita.
E quanto aveva di attacco 300? Mio Dio. 126. Punti. La miseria. La miseriaccia davvero. 45 punti in punti vita, 46 in peso e 38 in attacco. Non male. Non male per niente. Oh oh. Tu sei bianco o sei blu? Non riesco a definirlo. Dalla luce sembri blu. No, sei bianco. La miseria, quello è un bel nucleosteo. Ok, perfetto. Sarà solo livellato in peso. Fantastico. Queste statistiche me le devo salvare. Ok, perfetto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Voi nel frattempo sapete le solite cose. Like, iscrizione, tutte le solite cose. E fatemi sapere se siete contenti anche voi per questo nucleosteo, perché questa è una bella botta di fortuna. Oh, questo è un signor Danky. Perfetto. L'unica cosa che mi manca è la sella. Oh, tu avevi un altro cucciolo. Uno gliel'ho mangiato per domare il megalodonte. Perfetto. Oh, la miseria. Tu mi darai tantissimo metallo che non ne hai idea. Perfetto. Signori, alla prossima. Ciao a tutti!